Buongiorno, oggi 26 ottobre 2019, torno dopo un po' di silenzio per fare un piccolo punto della situazione riguardo alla prossima luna nuova in Scorpione, che sarà il 28 di ottobre alle 4:40 04:40 del pomeriggio, precisamente 4:40 15 secondi. Riducibile a un'unità di 4, quindi di nuovo l'universo e i nostri maestri, gli angeli, le nostre guide, la nostra coscienza collettiva, ma soprattutto il nostro inconscio collettivo stanno offrendo le opportunità necessarie per rivelare quelle aree di noi stessi che hanno necessità di un allineamento e che in qualche modo potranno essere propedeutiche alla nostra capacità di manifestazione. L'intenzione è fondamentale, soprattutto nel momento di una luna nuova. Naturalmente la nostra intenzione cosciente spesso non combacia con l'intenzione dell'inconscio. Il beneficio di avere in questo momento dell'anno il sole in Scorpione e questa luna nuova che sarà anch'essa in Scorpione è proprio quello di riesaminare quelli che sono i nostri intenti coscienti, immergendoci nel sottotraccia di essi, ovvero nel momento in cui esprimiamo un intento in maniera cosciente, quali sono le parole che il nostro inconscio può esprimere in merito, da che cosa possiamo riconoscere i segnali della manifestazione del nostro inconscio nella nostra creazione, nella nostra procreazione e co-creazione con le energie creative dell'universo. Naturalmente il primo sintomo, tra virgolette, o comunque sintomo no, perché premette uno stato di squilibrio, sicuramente. D'altronde saremmo già maestri se non avessimo alcuno squilibrio. Da che cosa possiamo riconoscere che il nostro inconscio in qualche modo rema contro la nostra coscienza? Naturalmente da quella che è la manifestazione contestuale alla nostra vita fisica, al nostro piano fisico, alle situazioni, alle persone, ai comportamenti, agli atteggiamenti, alle reazioni che le persone che ci fanno da specchio, che le situazioni che ci fanno da specchio ci manifestano. Quindi l'invito del Sole e della Luna congiunti in Scorpione è quello di procedere a un'immersione profonda, approfittando della luce che vi viene gettata da parte dell'universo. L'universo ci sta invitando a scendere ancora più in profondità, a rivelare la verità nascosta sotto la superficie. Che cosa una circostanza realmente sta comunicando dal punto di vista di una visione più ampia e universale? Quali agganci, quali connessioni ha questa manifestazione che sentiamo dissonante o non combaciante con il nostro intento? Quali connessioni ha con la nostra, con il nostro fondale, con la nostra parte più sommersa e più profonda, con la nostra relazione con noi stessi? Che cosa ha a che fare un senso di impotenza o di esclusione o di falsità? Che cosa ha a che fare con quale parte di noi, dentro di noi?
questo si connette, si aggancia? Che cosa ci mostra della luna, il sole, che in questo momento la ricopre, e viceversa? Quindi un consiglio per quello che riguarda le intenzioni esprimibili durante questo ciclo della luna nuova, prima della prossima luna, che se non sbaglio sarà il 14 novembre, prossima luna piena. Possiamo chiedere che il nostro intento cosciente e il nostro intento incosciente si allineino, che ci vengano fornite le chiavi di lettura delle verità nascoste, che ci vengano rivelate le porte e le chiavi per aprirle. Nella contraddizione che portiamo in fondo a noi stessi in quanto duali, che qual è la lezione che la nostra dualità può insegnarci rispetto a un'unità della persona di cosciente e incosciente, un'unità che, se anche non tangibile, è espressa dalla manifestazione. Quando c'è un divario o un i due piani non sono equiparati, non sono in equilibrio, naturalmente questa discrepanza, questo si manifesta nella nostra realtà. E a riguardo chiediamo, sto usando Wildwood Tarot, un mazzo che ha una tradizione celtica, quindi che può aiutarci a investigare meglio quello che è l'aspetto lunare di questa fase. Abbiamo il Fante di Spade, il cavallo, cavaliere di coppe, il Sette di coppe, il Tre di denari. L'otto di bastoni e infine escono tre carte, ma ne scegliamo solo una. C'è un estremo bisogno da parte del piano superiore, sicuramente ci sarà una intensificazione delle informazioni fornite al nostro sistema energetico. Quindi il sistema superiore è in pieno trasferimento dati e naturalmente in proporzione a quello che siamo in grado di ricevere e a quello che permettiamo di ricevere. Equilibrio è l'ultima carta che ho qui di fronte a me, quindi il Fante di Spade, rappresentato da questo piccolo uccellino invernale, in un paesaggio invernale, parla di comunicazione, una forma di comunicazione che è mercuriale, quindi è molto mentale, con tutta la gamma di possibilità che questo comporta, quindi mentale o
gli estremi di cerebrale o mentale nell'estremo di superficiale. In ogni caso c'è una comunicazione in ingresso. Essendo un fante, può anche indicare un tipo di comunicazione che noi abbiamo con noi stessi che può essere infantile, comunque un'attitudine a una comunicazione più basata sulle nostre strutture mentali che sul nostro cuore, che comunque a tratti può manifestarsi come tra virgolette infantile. Quindi manovrata se non altro dagli interessi dell'ego più che da quelli della purezza del bambino interiore. Un'ulteriore energia in ingresso è quella del cavaliere di coppe, rappresentato da questa anguilla che scorre sul fiume, che ha la capacità di accendere le nostre passioni, accendere le nostre emozioni, accendere la nostra creatività, quindi comunicazione in arrivo da questo punto di vista. Le varie possibilità di interpretazione dei messaggi che ci arrivano tramite persone o anche tramite l'universo, stesso è soggetta a una selezione emotiva dei significati. È indicata una trasformazione nella via di decodificazione delle situazioni, delle persone, dei messaggi, cioè non basarsi sull'apparenza o su quello che la superficie comunica, ma vedere più in profondità quali potrebbero essere le opzioni, i motivi, le ragioni per cui una comunicazione ci arriva in un modo piuttosto che in un altro, e un invito a valutare quali sono le interpretazioni che noi diamo a quella comunicazione. La comunicazione può essere anche qualcosa che qualcuno ci ha detto o che ci dirà, che non sappiamo bene come interpretare, ma l'esercizio è quello di non interpretarlo sulla base della necessità del nostro ego o sulla base di una apparenza, impressione, cioè non fermarsi al primo livello di quello che ci viene detto, quindi cercare di coltivare gli strati più profondi. Quindi anche viene suggerita da questa figura femminile che rappresenta il tre di pietre o il tre di denari appoggiata a un dolmen, e ci suggerisce la creatività. In questo caso, in questo specifico contesto, spazio-temporale, considerando i cicli solari e lunari, è una creatività che è volta alla interpretazione non condizionata, quindi un'apertura alla visione di ciò che abbiamo fuori di noi, che sia il meno pregiudicante possibile, il meno giudicante possibile, quindi un'osservazione compassionevole e creativa, perché se non abbiamo un dialogo diretto interiore con noi stessi, questo indirettamente viene instaurato
attraverso lo specchio della realtà esterna, quindi che sia dentro o che sia fuori, come interpretiamo i messaggi che ci arrivano, perché li interpretiamo in una determinata forma piuttosto che in un'altra, quanto c'è di vero. Solitamente l'immaginazione e la creatività sono la chiave di interpretazione, più vicina alla verità. Questo è importante anche per tagliare i rami secchi dalla nostra vita, le situazioni che non hanno un'effettiva impronta costruttiva o che si mantengono per inerzia, senza un reale coinvolgimento emotivo o comunque relazioni che sono sbilanciate, in cui c'è una parte coinvolta più dell'altra. Ecco, in questo senso, con questo 8 di bastoni, questo gruppo riunito davanti a un fuoco, è un invito a un momento di pace nel conflitto, quindi raggiungere il crepuscolo e la sera nel nostro cuore, accendere un fuoco e condividere le diverse energie con noi stessi, alla luce di questo fuoco e in un'atmosfera di pace, di leggerezza, un confronto che non è un processo giuridico, è un confronto pacifico, sociale, onesto. E infine i due draghi che si attorcigliano attorno all'albero della vita e che nel loro ricordarci il caduceo di Ermete ci parlano di questo equilibrio, appunto, di nuovo tra i poli, nel nostro polo positivo e il nostro polo negativo, la nostra radice, la nostra corona, la nostra luce, la nostra ombra, la nostra fede, le nostre paure, il nostro amore verso noi stessi e la nostra paura nascosta da qualche parte dentro noi stessi. A chiarimento di questa lettura con una carta dello spirito animale, il selvaggio sconosciuto spirito animale, un mazzo molto bello di Kim Kranz. Chiediamo uno spirito animale che venga a sigillare e a suggellare quanto detto, funzionalmente alla possibilità di mettere in pratica quello che le luci solari e lunari di questo momento dell'anno, entrambe in Scorpione, che è il grande trasformatore delle dei tarocchi e dello zodiaco, connesso alla carta della morte, che è la carta della trasformazione, del cambiamento per eccellenza, la fine di un ciclo. Perché è importante sfruttare questo momento astrale? Perché stiamo chiudendo un ciclo e perché il ciclo successivo che vada a iniziare possa iniziare in maniera fluida e produttiva per quello che è il nostro proposito
esistenziale, il nostro proposito divino, il piano che la volontà superiore ha pensato per noi, è opportuno trarre vantaggio da questi respiri astrali che ci vengono dati per convogliare la nostra energia nella direzione più consona e più positiva per quella che è la manifestazione, la realizzazione, il compimento del nostro proposito divino in questa esistenza. Il pesce. Il pesce, in questo caso abbiamo un primo quarto di luna, probabilmente il primo quarto sarà il 4 di novembre. Quindi diciamo per il 4 di novembre al primo quarto il compimento di questa fase sarà espletato. Il pesce è il nostro contatto diretto con le sorprese che il nostro inconscio ci riserva, il nostro coraggio di esplorare l'inesplorato alla luce della nostra intuizione. Il pesce è naturalmente collegato con le figure dei maestri ascesi, con la figura di Cristo, con l'utero materno. Quindi la nostra capacità di dare vita al nuovo ciclo e il vedere da dentro a fuori. Da un altro mazzo di carte relative agli animali. Chiediamo un'ulteriore carta. L'energia dell'avvoltoio. Nulla va mai sprecato, quindi anche se quello che avete investito a livello emotivo, emozionale, pratico, economico o in qualsiasi altro senso di investimento energetico, per quanto il risultato finale possa apparirvi diverso da quello che vi aspettavate, è utile in sé il risultato finale, è il dono che prescinde dalla volontà del nostro ego, dal nostro desiderio, è il dono realmente collegato con l'intento, perché il desiderio è una parte nostra più cosciente, mentre l'intento, nella sua forma ideale, è un'espressione da parte della nostra intuizione, da parte della nostra zona ombra, del nostro inconscio. La carta ha il numero 63, che è un 9, ed è quindi questo ultimo passo verso la chiusura del ciclo. L'energia dominante, per quanto riguarda l'energia generale dominante, è quella della guarigione, guarigione di sofferenze che appartengono a un passato piuttosto non recente, un passato che può essere. Risposte potrebbero essere nel passato della nostra infanzia, situazioni traumatiche che abbiamo vissuto, e c'è un processo di guarigione di queste ferite. Il noi, la nostra anima ci guida, il nostro spirito più alto ci guida nella giusta direzione, ci chiede di rilassarci, di fidarci della sua protezione. La potenza è direttamente proporzionale alla leggerezza. La potenza dell'orso rappresentata dall'orso bruno
anche giocosa e anche gioco. Ed è soprattutto fiducia di poter attingere alla fonte di prosperità infinita che l'universo ci offre, la possibilità di avere quanto ci serve per attraversare ogni stagione della nostra esistenza. La terra e l'acqua, illuminate dalla luce solare, vanno a espletare la loro funzione per eccellenza, che è quella della creazione della vita, unitamente alla luce solare e all'elemento dell'aria. Quindi una doppia sinergia, quattro pilastri che si dedicano al servizio della vita. Per quanto riguarda il consiglio da parte di queste energie collettive nella gestione del momento spazio-tempo in cui siamo contestualmente presenti, c'è lo spirito del flamingo numero 26, 26 è anche il numero di Cristo secondo la gematria, 26 è riducibile a un'unità di 8 che ci parla della classica legge del come sopra così sotto, come dentro così fuori, così davanti come dietro, sei direzioni in cui la nostra dualità deve essere orientata verso l'alto, verso il basso, da dentro a fuori. Quello che c'è dietro, la facciata, la necessità di agganciare triangolarmente questi parametri per valutare il prossimo passo che va comunque compiuto in fede che il piano superiore, nel momento in cui ci lasciamo fluire sulle acque in cui ci troviamo, possiamo incontrare, possiamo imbatterci in quello che è lo scopo ultimo previsto per noi, per questa esperienza, in questa dimensione. Nel frattempo stiamo creando la rete anche nei piani superiori, nelle dimensioni superiori, quindi tutto quello che la umanità e la collettività sente su questo piano fisico si manifesta, crea universi su tutti gli altri piani, crea circostanze, crea persone, crea creature, creature nel senso proiezioni del nostro bene e del nostro male. Quindi abbiamo anche una responsabilità creativa non solo rispetto a quello che vediamo davanti a noi, a quello che è il nostro desiderio imminente e contingente, ma come ci relazioniamo, ai sì e ai no, come ci relazioniamo ai risultati visibili in considerazione del fatto che questo nostro relazionarci ai risultati visibili si proietta sugli altri piani e prima o poi si riproietta sul nostro piano, quindi è una precipitazione, tra virgolette, di
piani che si rivanno, che ritornano a combaciare, quindi tanti fogli, tanti strati che ritornano a essere un foglio solo e che poi ritornano a essere tanti strati, come un organetto. Poi ho le rune, quindi a simbolo, simbolicamente rappresentiamo con una runa questa porta che si sta aprendo, che ci sta invitando ad entrare. La runa è Kaonatz, il fuoco della conoscenza, il fuoco della conoscenza profonda di noi stessi e della verità. La verità si nasconde, tra virgolette, nei livelli inferiori, nei livelli più bassi, più profondi del nostro essere. Ed è sostanzialmente un metodo per connetterci con questa verità, quello di trovare la pace in ogni singolo istante, quindi essere coscienti del nostro qui ed ora, per ogni qui ed ora in successione, così da poter mantenere una connessione stabile con la sorgente della verità ed essere anche facilitati nel momento in cui distrattamente ci disconnettiamo nel riconoscere però a quel punto la verità in quello che vediamo o che ci coglie alla sprovvista in maniera tale che possiamo espletare l'azione giusta al momento giusto, esprimere l'emozione giusta al momento giusto e con cautela la parola giusta al momento giusto. D'altronde è nella consapevolezza anche che è tutto perfetto, quindi il nostro dovere è quello di essere coscienti il più possibile, di essere connessi il più possibile, di avere una connessione sincera il più possibile con la fonte della vita. Ma nel piano superiore, quello che noi andremo ad ottenere o meno del nostro potenziale, quello che già in potenza è in atto nello stesso momento. Quindi quello che è in potenza è in atto nello stesso momento nel piano superiore. Qualunque sia la nostra scelta, è una scelta che rientra nel progetto che il piano superiore ha per il nostro percorso di perfezionamento. Non sarà mai per caso né una scelta che noi possiamo definire avventata e volutamente, gli è volutamente permesso di entrare in essere, di esistere, perché è funzionale all'apprendimento di un ulteriore corollario, teorema o appendice di un ulteriore insegnamento che ha a che fare con il nostro percorso di perfezionamento in questo passaggio di esistenza. Quindi non temiamo di immergerci in questo momento negli aspetti anche più scomodi, meno graditi di noi stessi, quelli che nascondiamo agli altri, quelli che gli altri nascondono a noi, cercando di rimanere il più possibile scevri da qualsiasi tipo di elemento giudicante o pregiudicante, che solitamente è comunque già
installato nell'inconscio, quindi o focalizzarsi, concentrarsi sulla installazione di nuovi processi interpretativi ampliati e approfonditi, che si estendano, che si dilatino e che scendano in profondità. Contemporaneamente sulle due dimensioni. E buona giornata, a presto, grazie.